Il piccolo Babbo Natale. Lontano, lontano, nel profondo nord, dove la neve comincia a cadere quando da noi è ancora estate, ben nascosto fra gli alberi, c'è il villaggio dei Babbi Natale. Lì abitava, tanto tempo fa, un piccolo Babbo Natale, sempre impaziente di mettersi all'opera. Era sempre lui il primo a raccogliere il suo albero di Natale nel bosco, ed era il primo a pulire la slitta, a lucidare gli stivali e a spolverare il cappotto. Quando gli altri Babbi Natali non avevano ancora deciso cosa portare ai bambini, il piccolo Babbo Natale aveva già preparato e impacchettato tutti i regali da un bel po'. Gli piaceva soprattutto creare i regali con le sue stesse mani. Sapeva costruire qualunque giocattolo, automobiline colorate, cagnolini con le ruote, orsetti di peluche e case per le bambole. Per non parlare dei suoi deliziosi dolcetti. Sapeva preparare biscotti di ogni forma, alberi di marzapane, torroni e il panettone più buono del mondo. Quando tutti i regali e i dolci erano pronti, si preparava a partire ed era il più felice dei Babbi Natali. Ma ogni anno era la stessa storia. «No, tu non puoi venire!» diceva il grande Babbo Natale, che era il capo del villaggio. «Sei troppo piccolo!» «I bambini si rotolerebbero dalle risate!» esclamò un Babbo Natale giovane e insolente. «Se solo lo vedessero!» rise un altro. «Su quel ridicolo slittino!» lo prese in giro un altro ancora. Erano proprio insensibili, e poco ci mancava che il grande Babbo Natale li lasciasse tutti a casa. Ma quell'anno i regali da portare erano molti, e lui non poteva rinunciare agli apprendisti Babbi Natale. Perciò li guardò severo e disse: «Comportatevi bene!» Poi si rivolse al piccolo Babbo Natale e gli disse: «Magari l'anno prossimo ti porteremo con noi!» Ma il piccolo Babbo Natale ormai non ci credeva più. Quando gli altri Babbi Natale partirono, il piccolo Babbo Natale non volle sentire né vedere niente. Chiuse tutti gli scuri di casa e se ne restò da solo nella sua stanzetta. Non gli importava di essere più piccolo degli altri, ma soffriva molto perché non poteva portare i regali ai bambini. Uscì dalla sua casetta solo la sera, quando tutto era calmo. Se non poteva partire, voleva almeno sgranchirsi le gambe. Le stelle brillavano, ma il piccolo Babbo Natale non le guardava nemmeno. Da qualche parte, lassù, c'erano gli altri, in volo con le renne. D'un tratto sentì delle voci provenire dal bosco, dove abitavano gli animali. Di cosa potevano mai discutere a quell'ora di notte? Stavolta essere piccolo gli fu utile, perché riuscì ad avvicinarsi senza che gli animali se ne accorgessero. Non mancava nessuno. C'erano lo scoiattolo e le lepri, l'orso, il lupo e i topolini. Ed erano tutti di cattivo umore. «Non è giusto!» borbottava l'orso. «I Babbi Natale vanno dagli esseri umani, ma non dagli animali!» «Eppure noi abitiamo qui vicino!» mormorò una lepre. «È sempre stato così!» disse la civetta. «Temo proprio che non cambierò mai!» E invece cambiò. Infatti, non appena il piccolo Babbo Natale sentì quei discorsi, se ne tornò zitto zitto a casa. Si vestì di tutto punto, mise i regali sulla slitta e si incamminò. Le renne erano tutte partite, ma fino alla foresta poteva anche spingere la slitta da solo. Quella sera gli animali fecero una gran festa come non se n'erano mai viste da quelle parti, e il piccolo Babbo Natale portò un regalo a ciascuno di loro. Il più contento era l'orso, che non aveva mai ricevuto un regalo in vita sua. La più orgogliosa invece era la civetta, che con il nuovo maglione poteva vantarsi di essere l'uccello più elegante del bosco. Quando
gli altri furono di ritorno, il piccolo Babbo Natale andò dal grande Babbo Natale e gli raccontò quel che era successo. Il grande Babbo Natale rimase sbalordito e lo nominò Babbo Natale degli animali. «Bravo!» esclamarono gli altri Babbi Natale, facendogli un sacco di feste. Da quel giorno, il piccolo Babbo Natale è importante come i grandi.